70 minuti non sono stati sufficienti a Lazio e Rieti per aggiudicarsi il pass di accesso alla finale del terzo Memorial Palo Testa. Il pari in extremis conquistato dagli Amaranto Celesti ha infatti rimandato la questione ai calci di rigore. La gara entra subito nel vivo, alla compagine di Bianchi bastano solo 8 minuti per mettere la testa avanti. Felice apre sulla destra per Umiliaco che smarca Dolimpio, ma si divora il gol più facile impattando contro il palo e contro Graziani che spazza via. Felici torna ad essere protagonista al 17esimo quando sugli sviluppi di una rimessa laterale il suo destro scheggia la traversa. La Lazio torna a farsi vedere dalle parti di D'Olimpio quasi intorno alla mezz'ora, quando Menegat apre sul versante di sinistra per Mercuni, che si libera dell'estremo difensore reatino, ma vede la sua conclusione respinta dall'intervento tempestivo di Priolo. È ad inizio ripresa che i biancocelesti sbloccano il risultato. Al settimo Menegat ruba palla e serve Felici, che dalla distanza trova il destro che varia il vantaggio, spiazzando D'Olimpio e avvicinando i suoi compagni verso una finale che sembra a portata di mano. Rieti prova a farsi vedere al 12esimo, ma la punizione dalla sinistra viene pizzicata da Giordani e si stampa sul palo. 10 minuti più tardi sono ancora i ragazzi di Bianchi a rendersi pericolosi. Umiliaco se ne va sulla destra e serve il neo entrato Francaviglia, sul cui sinistro dalla distanza D'Olimpio compie una doppia parata che mantiene vive le speranze degli Amaranto Celesti. Quando il cronometro segna il 24esimo sono infatti reati a cercare di cambiare le sorti del match con Priolo, che mette davanti la porta Luzzi. Il numero 9 però si vede respingere il tiro dall'intervento in scivolata di Rotondi. La Lazio prova a chiudere il match al 28esimo. Achilli pesca sulla destra Felici, la cui conclusione viene intuita e deviata da D'Olimpio sul palo, che poi restituisce la sfera direttamente tra le braccia dell'estremo difensore di Gerini. Per un'occasione persa, una che si realizza, è il 32esimo quando Prioli si intende alla perfezione con Pileri, che a tu per tu con Giordani non si lascia sfuggire l'occasione di trascinare i compagni verso i calci di rigore. Batte per primo Rieti, dal dischetto si presenta Ortensi che spedisce il pallone sul palo. Per la Lazio, invece, non sbaglia Terenzi. L'errore arriva anche per l'eroe Pileri, che manda la palla alta. Achilli spiazza invece D'Olimpio. Ci prova allora Prioli a mantenere a galla i suoi, segnando il primo rigore per il Rieti. Arriva allora anche l'errore per la Lazio, con Menegat che manda il pallone alto. Nuovo e fatale errore per gli Amaranto Celesti, con Onesti che trova il palo. Ci pensa allora Felici a trasformare il rigore decisivo per i biancoazzurri, trascinandoli verso la finale di domani pomeriggio, dove ad attenderli ci sarà il Tor di Quinto.